Tra disposizioni da decreto e commercianti c'è di mezzo il cittadino, però il cliente che da pochi giorni si confronta con questo epocale cambiamento. Girando per le strade e le piazze si nota a distanza di pochi giorni il cambiamento sostanziale di atteggiamento della gente prima del decreto del governo. Prima le mascherine erano mosche bianche, oggi invece in piazza Costanzi erano rari quelli che non ce l'avevano. Vedo che prende tutte le precauzioni giuste. Sì, certo, qui non basta forse prendere le precauzioni. Però insomma bisogna uscire comunque. Sì, perché tanto la spesa è indispensabile. Per il resto casa? Per il resto casa, si corre a casa. Una vita un po' diversa? È molto diversa. Speriamo che passa presto. Come va? Così, sono a prendere le uova per mia madre che ci fa la pasta per tutti. Ci fa. Nonostante il coronavirus bisogna girare. Tocca mangiare, tocca, no? Ti tranquillizza stare all'aperto al mercato piuttosto che in un supermercato? Sì, assolutamente. Sì. Adesso rientriamo a casa. Purtroppo bisogna far così. Sì, perché io per la spesa ho i miei punti fissi. E non ci rinuncio? No, sono affezionato. Com'è la vita in questo modo, dopo le restrizioni? Io sto poco fuori, visto l'età, sto più in casa e mi dispiace perché sono sempre stato uno che usciva, un gerandolone. Purtroppo, bisogna adattarsi. Far di ragione virtù. Signora, fa la spesa nonostante il coronavirus. E tanto, cosa devo fare? Ci bisogna adattarsi. Già. Come va la vita con le mascherine? Va bene, dai. Mi copre gli occhi. Perché... Tutto bene, dai, ragazzi. In Cina era obbligatorio tenerle, da noi ce ne fregano tutto, non serve a niente. Però c'è un'ordinanza, c'è un qualcosa... Seguiamole. Qui non cerchiamo nessuno, di esserlo. Non c'è nessuno che c'ha la mascherina, anche se non serve a niente. Siamo in un momento tragico, però almeno noi cerchiamo di... Il senso civico è da tutte le parti, poi speriamo che passi presto e pazienza, dai.